Ieri abbiamo contemplato con gioia la Santa Famiglia di Nazareth, traendo da questo bellissimo dono segno e modello di vita nelle nostre famiglie, che come tutti abbiamo piena conoscenza stanno andando un po' nella strada del disorientamento. Tante famiglie non vivono più la pienezza sacramentale e purtroppo si sono ripiegate e si ripiegano su se stesse e si aggrovigliano nella rete di tanti problemi che rendono difficili i rapporti, non solo tra i coniugi, ma anche tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle. E non di rado assistiamo anche a omicidi, figlio che ammazza il papà o la mamma, i genitori, qualche genitore che ammazza il figlio, drammi, problemi grossi, devastanti, che fanno perdere la serenità e naturalmente la lucidità della responsabilità sacramentale del matrimonio e della famiglia. Oggi la Chiesa contempla la madre che ha le braccia sulle ginocchia di bambino Gesù. Abbiamo anche ascoltato come i pastori, ricevuto l'annunzio, si sono messi in cammino. Quindi nel cuore sentivano forte la curiosità di vedere, perché avevano avuto la visione degli angeli, l'annuncio, l'avevano ascoltato e subito si sono messi in cammino. Quindi sono usciti dalla loro vita abituale per andare incontro a questo grande evento e vedere con i propri occhi. E qui hanno visto Maria e Gesù. Quante emozioni! Quanto stupore, quanta gioia hanno cominciato a diventare la loro vita. Chissà se noi potessimo tornare a questi sapori divini di grazia per gustare la bellezza straordinaria di questa madre che ci offre Gesù, che vuol dire il Salvatore, cioè colui che prendendo la nostra carne ha abbracciato anche le nostre fragilità per purificarci e allontanare da noi ogni elemento che potesse disturbare o comunque turbare la gioia di questo bambino che si fa vedere per essere accolto e per essere ascoltato. È chiaro, fratelli e sorelle, che non vi è quadro più tenero quello di una madre che tiene il bambino e lo mostra. Basta pensare un po' alle nostre famiglie quando una nuova mamma ha dato al mondo un figlio, una figlia, è tutta una festa, si dimentica tutto, si fa solo festa e si ammira e non ci si sazia mai di guardare, di accarezzare, di toccare la carne e il sangue di quelle io ti amo sacramentale.
parte di Israele. Leggere queste parole tratte dal libro dei Numeri, ti benedica il Signore, ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Questo è Gesù bambino, se veramente noi lo accogliamo. E tutti quanti siamo, a cominciare dalla Chiesa come istituzione, ma tutti noi figli siamo, meno, possiamo essere madre che mostra Gesù bambino al mondo, ma per mostrarlo dobbiamo prima accoglierlo nella nostra vita, assimilare la sua divinità, attingere alla sua tenerezza, vivere la sua misericordia e proclamare quella gratitudine e quella lode che solo chi ama può far esplodere dal cuore della vita. E ancora, cari fratelli e sorelle, ricordiamo anche in questo giorno dedicato alla Madre di Dio, il giorno della pace, un giorno mondiale. Senza Dio nell'uomo non ci può essere pace, perché è Lui la pace. E noi ogni volta che celebriamo, ascoltiamo le parole di Gesù che dice: io vi do la pace, la mia pace, non come la dà il mondo. È una pace vera, una pace che fa deporre qualsiasi sentimento di odio, di rancore, di guerra belligerante. Se nel mondo ci sono tanti focolai di guerra, di violenza, di battaglie, di aggressioni, è perché non c'è Dio. È perché l'uomo si è sostituito a Dio. È perché ha perduto quell'uscire da se stesso per andare alla grotta di Betlemme e vedere Gesù e lasciarsi abbracciare dalla sua misericordia, per essere poi, come i pastori, cantori gioiosi e testimoniali di questa gioia e di questa misericordia che si è attinta nel vedere e nel contemplare la sua gloria. E ha ragione il salmista, prega con noi dicendo: Dio abbia pietà di noi, ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca su tutta la terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscono le nazioni e si rallegrano, ti lodano i popoli, oh Dio, ti lodano i popoli tutti, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Fratelli e sorelle, un anno se ne andato come tanti altri anni e noi inanelliamo i contorni dell'età che avanza. Ci serva come momento importante di esame di coscienza. Un altro dono grandioso, questo: prendere consapevolezza di ciò che noi abbiamo ricevuto come doni dal Signore, ma anche prendere responsabilità di tutto ciò che noi non siamo stati capaci di essere dono agli altri, perché imbacuccati nelle nostre esigenze che abbiamo percepite e vissute come esclusive, come prioritarie. Il Signore continua a mostrarsi, continuiamo anche noi a uscire, a cercarlo, a vederlo, ad ascoltarlo, a riempirci del suo amore e ad essere segno di questo grandioso incontro che dona pace, gioia
e amore.